Ah, benvenuti a questo special del Salottal Festival Salotto Monogatari. Siamo per strada a Locarno, vicino alla Piazza Grande. Siamo con Matteo Arcamone. Ciao, ciao a Matteo. Tutti. Ciao. E siamo vicino alla Piazza Grande, fra poco piove, c'è un clima inquietante, sulle Alpi nuvole oscure ci minacciano. Abbiamo appena visto un Douglas Sirk pieno di bombe ed esplosioni nell'oceano, quindi ci siamo gassati tantissimo. Però non parliamo, ci sono dei tuoni assurdi che ricordano il film di Conseil Sao. E allora cominciamo a fare un primo recap della prima parte del Festival di Locarno. In realtà parleremo di 5 titoli del concorso principale più un fuori concorso che abbiamo amato particolarmente, perché sono i film che abbiamo visto entrambi. E quindi partirei dal peggio del peggio, che per quanto mi riguarda è Declaration di Mahesh Narayanan, che è un film indiano. E per la trama vi invito a andarvi a informare. E il film però è quello che troveresti ad Orizzonti a Venezia, quindi piuttosto piatto, piuttosto finto realista, cioè la pretesa del realismo, in realtà il messaggino, e quindi di conseguenza non c'è nulla di reale se tutto è super orientato e interessato a dire una cosa, ecco. Quindi non so se... Ma io non avrei molto da aggiungere, a dire che appunto c'è un tentativo di essere realissima in maniera molto sciatta, cioè è un Faradi molto dei poveri, dai, mettiamola così. Sì. E l'altra cosa che mi viene da dire, poi appunto la trama vi informerete, ma c'è una scelta, cioè, al centro del film c'è un video pornografico, il film inizia con un video pornografico che dovrebbe iniziare con un video... tipo il film di Radu Jude, esatto. Adesso Follie, sì. Però già dalla scelta di come è questo video capirete la differenza, l'abisso, diciamo. Sì, esatto. Cioè... anche concettualmente il film è povero, diciamo, sì, a livello esatto. Teorico e concettuale. Sì, è molto cheap. È la scena in questione, la ripresa in questione. Qui parte un bel po' di musica. Però noi ci proviamo lo stesso, perché così sentite un po' il luogo. È il secondo, possiamo forse anche un po' rallentare, che sì, dici? Sì. Il secondo film di cui parliamo, in mezzo alla baraonda, se ci sentite, credo di sì però, è Stone Turtle di Ming Win Ju. Bravo Marco che si è imparato il nome. Tra Malesia e Indonesia, anche Mahesh Narayanan era più difficile. Ming Jin Woo, Malesia e Indonesia, e qua ci... diciamo io e Matteo abbiamo opinioni un po' diverse sul film, nel senso che a me è piaciuto, a lui meno. In pratica, molto velocemente, parla di un'isola. Mamma mia, c'è troppo casino. Aspetta, mettiamo pausa. Va bene, fuggiti dalla folla e dalla pioggia, e veniamo a parlare della malese psicopatica che si porta su un'isola dove contrabbanda... cos'è contrabbanda? Cos'è di tartaruga? Uova di tartaruga. Sì, sì, perché effettivamente c'è una verità, ci sono illegali. Sì, loro fanno contrabbando di uova di tartaruga e trova sull'isola quest'uomo che risulta abbastanza minaccioso e gli le chiede di fargli perlustrare la zona, perché lui invece cerca una razza di tartarughe, quindi una cosa abbastanza incompatibile. E la storia è complicata perché c'entrano anche la sorella di lei che è stata uccisa, lapidata, il fratello di lui, il cui fantasma Apichat Ponghiano si aggira per l'isola e così via. E quindi, come dire, a me non è dispiaciuto, perché a parte tutto non c'è nulla di Apichat Ponghiano realmente, in realtà, cioè un film di genere, che certo è un po', come dire, intrecciata, ha una storia un pochino complicata perché non è lineare. Lei a un certo punto manifesta come il potere di poter cambiare un po' le cose, quindi torna indietro, riavvolge, e c'è la sorellina che legge pure Capitan Marvel e Loki, quindi, come dire, in qualche modo c'è un po' di questi riferimenti qua. E a me ricorda un pochino una cosa di cui abbiamo parlato in salotto al FEF di qualche anno fa, e cioè Gundala di Joko Anwar e queste cose indonesiane che cercano di rifare un po' il genere e il pop a modo loro. E secondo me è un modo loro, effettivamente. Cioè sì, sono tante cose
è un miscuglio di cose già viste, però in qualche modo preferisco questo tipo di rimasticatura occidentale che non quella sudcoreana, per dire una cazzata. No, vabbè, anche io non è che, nel senso, non sono pienamente d'accordo con Marco, perché a mio giudizio il film, cioè almeno la mia prima reazione è stata quella, l'idea di trovarmi di fronte a un film o troppo poco misterioso o troppo astruso per quello che poi era il film in sé, perché onestamente in realtà non ho fatto la riflessione di Marco che potesse essere un film di genere puro. Cioè ho pensato durante tutta la visione più o meno di trovarmi di fronte a un film che tendeva a essere qualcosa, cioè per battuta io e Marco ci siamo detti sembra un malesiano affetto da nolanite, cioè da si è sparato i film di Nolan per complicarli, capito, per renderli più astrusi. Però indubbiamente poi quello che dice Marco è vero, nel senso è un film di genere, probabilmente non vuole essere niente di più, niente di meno. Detto ciò, per me è stato di meno, certo, per chiaro, Marco chiaro. È stato di più. No, è chiaro che poi, diciamo, in superficie, ed è giusto che venga valutata anche quella, c'è il discorso di una chiaro manicheismo fra il personaggio di lei, i personaggi femminili e in generale i personaggi maschili. Sì, la questione di genere, la diciamo, di genere. Come tema, esatto. Ma è una parte, diciamo, di superficie, effettivamente. Esatto, poi, perché poi a me non inquina la forma. Esatto, non dispiace il fatto che appunto abbia il tono di un rap and revenge. Parlavamo, giusto per chiudere con questo, che è interessante, dell'aspetto della violenza nel film. Perché così ci attacchiamo alla Mazzuia abbastanza, esatto, bene. Perché abbiamo visto, ci sono dei film violenti quest'anno a Locarno e che hanno il tema della cosa di genere. Esatto, abbastanza, è sempre la violenza. Ma in Patricia Mazzui più chiaramente dell'uomo sulla donna, qui invece è soprattutto lei che ne fa gli altri. Sì. È vero che la sorella è una vendetta, diciamo, in questo caso. Esatto, la sorella subisce la pietrata in testa, però lui infila un riccio in bocca al tipo. Sì, sì, sì. E ha ragione Matte quando dice magari può essere anche più esplicito in certi casi, tiene fuori campo, eccetera. Però è pur vero che nel genere esiste questa cosa. Sì, quando sì, uno. Sì. Per cui è una scelta. Posso essere d'accordo che avrei voluto perché anche più palpe. Se sei di genere, allora certo, a questo punto mi fai divertire col gore, capito? Esatto. E io sono d'accordo che comunque il film è di genere, però è convinto di avere una cosa seria. Come dire, esatto, di essere sì, un film di genere serio. Esatto, sì. Come Nolan, tutto sommato. Esatto. E quindi. E quindi è un malese affetto da Nolanite. È un malese affetto da Nolanite. È tema di genere, che uno dice. Eppure in Malesia, evidentemente, gli argomenti di genere. Esatto, quindi è da decidere se stare al gioco o meno, in pratica. Dopodiché passerei a Mazzui a questo punto, visto che abbiamo parlato. Che ci divide ancora di più, probabilmente. Ci divide ancora di più. Perché Mazzui, allora io partivo prevenuto positivamente perché ci sono due film di tipo ogni 80 e 90 che trovo capolavori di lei. E lei lavora in maniera molto fuori dalle dinamiche di tutti gli altri registi e registe. E ora a caso mi viene Julia Ducournau, ok? Lei è molto più figlia di dell'ondata New French Extremity che aveva nei tempi d'oro autrici come Marina Devan, Virginie Despentes e Catherine Breillat, per dirne tre, che mettevano in ballo il discorso del genere. Lo fa anche un pochino Ducournau, però con lo scopo dell'atto terroristico tipico della New French Extremity. Mentre in Patricia Mazzui, in cui la violenza del maschio è onnipresente e c'è in praticamente tutti i film, sono una sorta di evoluzione del maschio stronzo di Romer, quel maschio stronzo è violento, e torna e dopo Pedevache, che fu il suo primo film, in questo Bowling Saturn, che parla di due fratelli, uno stupratore seriale e l'altro poliziotto che sta cercando lo stupratore seriale in questione, alla fine si può dire. E il punto di Mazzui è dire che entrambi i fratelli hanno una violenza intrinseca legata anche alla genetica, cioè nel senso legata anche alla famiglia, è una questione generazionale, culturale, è una questione culturale, che li attanaglia in modo diverso, uno la esplicita e un altro la incasella. A costo anche della propria, diciamo, di una reattività agli eventi che spesso è anche eccessiva, e ci sono scelte che fa che non hanno quasi senso, che secondo Andrea Inzerillo, che l'ha visto con noi, sono a volte anche scappatoie di trama per sbrigarsi e passare al passo successivo. Però vabbè, senza entrare in dettagli, io trovo che la cosa affascinante del suo cinema e di questo film che sia si è molto attratta dal capire come funziona questa violenza a livello istintivo ed epidermico, ok, nel maschio,
tramite delle metafore certamente grevi e molto, come dire, tagliate con l'accetta, però allo stesso tempo come dire, è come se lei avesse semplificato quella parte per poter approfondire con una serie di dettagli particolari che tra l'altro omettono cose dal credo, dal romanzo, comunque dal testo di origine. Per esempio, lui ha l'orecchio ferito. Sì. E questa cosa credo che abbia un... Io pensavo appartenesse all'attore, cioè pensavo che l'attore ci avesse l'orecchio. E io credo invece abbia una cosa... Comunque, lei in conferenza stampa ha detto che c'erano delle cose legate alla psicologia dei personaggi che sono state omesse. Ma proprio perché lei crede, e io credo pure guardando il film, che non sia interessata lei alla psicologia, si è interessata proprio al lato più istintivo, brado di questi personaggi, e di come di conseguenza vivono, più o meno frustrati, più o meno così. E niente, c'è una lunga scena di sesso / violenza che, diciamo, ha sconvolto un pochino la sala. Ha fatto scappare un po' la gente della sala, diciamo. Esatto. È stata una fuitina. Che è molto comunque ben piazzata nel film, perché è come se ne rimanesse il fantasma per tutto il resto del film, pur non ripetendosi in quei modi. E niente, quindi per concludere, in pratica piace... questa voglia di Masui di dare dignità cinematografica a questo tipo di violenza, cioè non è un è un, cioè lei vuole parlare di questo, lo fa, gli dà molto spazio e cerca di amplificare anche in certi casi il senso di istintualità ferina che hanno entrambi. L'utilizzo della musica, secondo me, anche in certi dettagli, in certi modi. Questa scena di sesso, non si capisce quando inizia la violenza e finisce il sesso, ne abbiamo già parlato con Matte, insomma. E quindi trovo sia intelligente in questo senso. Dopodiché convengo con alcuni difetti che adesso magari diciamo. Allora, diciamo intanto questo, che a me sembra che il film sia costruito proprio in tre blocchi abbastanza chiari, almeno io lo vedo così. Cioè c'è una prima parte dove ti comincia a raccontare la storia di lui, che poi scoprirai essere un serial, cioè nel senso che... Sì. E soprattutto lei decide di concentrare la violenza in questo pezzo di film e non fartela vedere più. Sì. Poi c'è, diciamo, un blocco finale dove secondo me lei arriva alle conclusioni della sua analisi, mettiamola così, e nel mezzo lei vuole costruirti un film di genere. Ecco, diciamo, quello che intanto io recrimino al film è che secondo me la parte in mezzo del film di genere è girata in modo sciatto, a mio giudizio. Cioè sembra un po' un telefilm di Rex per me, ma non tanto. Cioè anche gli attori, ad esempio, sono di un belloccio tarocco, voglio esprimermi così. Cioè quel belloccio che però sembra lo scarto dell'attore bello che tu... Beh, lo sai cosa ha ricordato la belloccitudine di questi attori? È la belloccitudine in The Canyons di Schrader. Sì, ora, esatto, okay? Esatto. Cioè c'è un... La domanda è, ma c'è questa consapevolezza nel film, allora, di Mazzui? Io sospetto di sì, ma perché secondo me loro sono... Bellocci, ma gli viene chiesto di recitare in una maniera molto strana e particolare, molto antinaturale, e quindi glielo chiede. C'è evidente, il fratello, lo stupratore è in perenne overacting, fa delle facce esagerate, le deforma. Nel senso, quindi, come dire, voglio fidarmi di te, senso, ok, fidarmi di te, però e poi diciamo, quindi diciamo così, che secondo me c'è una prima parte che molti sono rimasti sconvolti dalla scena di violenza, ma la scena di violenza è funzionale al film, nel senso. Non è per niente, per quanto possa apparire su me eccessiva per certe cose, ma non è gratuita in sé per sé. Ma il punto è poi nel finale, diciamo, ecco, secondo me Marco, come dice lei, è proprio interessata alla figura del maschio che uccide. Sì. Infatti secondo me finisce per responsabilizzare del tutto diciamo, l'ambiente culturale e sociale dove sono cresciuti. Cioè c'è questo finale dove smette di essere di genere, insomma torna un po' più l'autore che è in lei, mettiamola così. Diciamo soltanto questo, che i due fratelli provengono da un padre che come contesto ha un gruppo di cacciatori. Sì, è un cacciatore. Quindi, c'è questo gruppo patriarcale che li comanda in qualche modo. Sì. E tra l'altro il serial killer è quello che li rifiuta. Questa cosa è paradossale e curiosa. Esatto, cioè, infatti non so, potremmo quasi dire che lei è più indulgente con il serial killer che con i cacciatori nel film. Sì, in qualche modo. E anche col poliziotto. E anche col poliziotto, perché il poliziotto, diciamo, è un babbasone che tenta di... Sì. Si innamora della femminista progressista. Comunque, detto ciò, bisogna capire quanto la Mazzui sia consapevole di, secondo me, aver fatto un blocco centrale che è volutamente, sì, quasi una caricatura di quello che dovrebbe essere un noir con i personaggi da noir.
oppure appunto secondo me è solo un film un po' sciattino, ecco, mettiamola così. Però probabilmente ha ragione Marco, fidatevi di Marco. No, nel senso, io trovo più che il blocco sia in due e che nella seconda parte sia più complesso. Tu ad esempio perché... ce l'hai visto nel finale quello che ti ho detto di Ostru, c'è cioè questa cosa un po' da installazione con loro che guardano i loro video di caccia. Sì, però a me amplifica molto il senso di, del fratello stupratore che viene caricato a pallettoni da questa cosa più che la metafora, ok? Cioè la metafora mi è chiara, ma ok? È lui che, cacciatore lui e stupratore, vabbè. Però il fatto che lui gli si carichi in questo modo, che sembra... E niente, quindi insomma sì, poi possibilmente magari ricompare sto film, se ne riparla, chissà. Comunque, certamente cercherò in qualche modo di trovare il modo di parlare qui in salotto di, dei suoi vecchi film, quindi magari sì, ci si torna. Passerei a Konsei Sao. A me manca ancora Sokurov, ne parleremo la prossima volta, quindi per ora Konsei Sao è il mio preferito. E per ora, togliendo Sokurov, è il migliore, diciamo. Konsei Sao l'avevamo già incontrato, mi pare, qui con Serpentario. Mi pare che ne abbiamo parlato qua in salotto. Se non l'abbiamo fatto, comunque è un regista portoghese che ha vissuto parte, cioè parte della sua giovinezza in Angola, poi si è trasferito in Portogallo ed è venuto in Portogallo con la madre, che tra l'altro è produttrice di questo film. Infatti era nella delegazione. È il Nassau Valenci, Valendi, io non lo so dire il portoghese. È in pratica Tommy Gunn, il titolo internazionale. Ed è un film al solito Konsei Sao vuole avere un suo tono autoriale molto forte. Lui lo sappiamo da alcune interviste, è appassionato notoriamente di cinema portoghese, del cinema nuovo portoghese, quindi per esempio di De Oliveira. C'è Leonor Silveira in una parte piccolissima, molto come dire, memorabile, perché fa la suora che viene aggredita e fa un urlo che lei a cui veniva chiesto tanto di De Oliveira, da parte di De Oliveira, di recitare in maniera super compassata, a cui fa un urlo decore. Come dire, è uno che lavora molto con il piano sequenza, costruisce molto le sue scene, e le costruisce in maniera molto complessa, cioè andrebbero proprio analizzate come lui si sposta. Non è mai il piano sequenza virtuosistico che vi posso dire ai messicani che si sono spostati in America di recente, quindi alla Iñárritu, alla Cuarón. Non è quel tipo di piano sequenza, è un piano sequenza molto più vicino a De Oliveira, molto più vicino, se vogliamo, a Fassbinder. È insomma un piano sequenza sottile che non ha paura di dissimularsi in certi casi, cioè nel senso a volte è chiaro che sta andando su un dettaglio, altre volte invece non te ne accorgi, e dipende dal tenore della scena. Comunque il film è su un gruppo di militari di stanza in Africa durante la guerra in Angola. Ci viene detto all'inizio del film che è l'ultimo anno della colonia francese, no, portoghese, in Angola. Poi l'Angola avrebbe raggiunto l'indipendenza. In realtà c'è un colpo di scena che ci ricorda tanti altri film che non possiamo dire perché sennò renderemmo chiaro tutto, però l'effetto basterebbe dire che è un po' alla Mediterraneo di Salvatores, quindi i militari isolati che sono lontani dalla realtà vera della guerra e quindi diciamo ricevono degli ordini da lontano e quindi risultano un po' esiliati, un pochino isolati dalla realtà. È il loro generale che li vuole far crescere perché sono ragazzini, quasi preadolescenti, sono adolescenti, però è come se fossero tutti molto ingenui, molto naif. Ma crescono tutti assieme in una maniera super traumatica che rivela molto della realtà che li circonda, eccetera. E io credo che sia un film molto bello, prezioso, ricchissimo. Ogni scena è da scoprire, è una continua sorpresa. E non è bello come Serpentario, però secondo me chiudo Konsei Sao concettualmente ripesca un po' di quell'idea di, oso dire, postmoderno che conosce bene conoscono bene i registi di fine Novecento, conosce bene De Oliveira per esempio, conosce bene di recente, mi viene da dire, Albert Serra con Historia de la Meva Morte, quindi un'idea di postmoderno molto intellettuale, molto letteraria, molto ok. Però ha il potenziale per fare un film spettacolare che possa piacere anche a molto pubblico che ha trovato per esempio questo film lento, a giudicare dalle voci che hanno girato da parte del pubblico. E niente, quindi secondo me è un film molto molto riuscito.
No, allora, a me è piaciuto, escludendo appunto il discorso sulla trama in sé, il colonialismo, sì, appunto il colpo di scena che ci può ricordare altri film, quello che mi ha colpito, intanto ha un intro, insomma, è molto bello, cioè io la prima cosa che vedo di questo regista e trovo che abbia un modo, a un certo punto ci sono due personaggi che si baciano, ha un modo di rappresentare, diciamo, le scene d'amore in modo molto interessante, è molto dolce il film, nonostante appunto la tematica sia di un certo tipo. E poi quel bacio si concluda malissimo. Abbia delle questioni, come possiamo dire, da film di genere. Per esempio, mi ha ricordato per certe cose il modo che ha Bonello di usare, diciamo, gli zombie e l'horror nell'ultimo film che adesso non mi ricordo. Zombie Child, esatto. Dico solo questo, che a un certo punto arriverà un personaggio femminile verso la fine del film, e a quel punto, insomma, il film decolla, perché a parte tutte appunto le questioni di genere, dimostra proprio una sensibilità e una dolcezza come film, portoghese tra l'altro, sì, nel senso unicamente portoghese, e come dice Marco, ma l'ha già detto, insomma, il film è girato in maniera pulitissima, capito? Sì. Bellissima, lui non si mostra, capito? Mostra le scene e non mostra la sua capacità di girarle, e quindi è molto giovane il regista, quindi sì. Tanti auguri. Tra l'altro mi viene da dire una cosa, che il film non si nota perché è un film molto, cioè, grande, pieno di personaggi, anche se lavorano tutti assieme, un collettivo di personaggi che recita assieme, non ci sono personaggi che spiccano eccessivamente sull'altro, tranne Joe Rice, che in altri suoi film fa un po' il suo alter ego ed è un giovane attore a cui lui è molto affezionato e che non è venuto qui a Locarno. Tutta la seconda parte del film, tanto variegata, in realtà è un set piece unico ed è in continuità, è in unità di tempo. Sì. Ed è straordinario perché è il momento in cui in realtà abbiamo il più grande scarto a livello di statuto di realtà, ok, del film. Ed è molto diverso dall'inizio, in cui invece abbiamo i due, diciamo, traumi coloniali originari che sono nel film e che sono alternati, e all'inizio non capisci dove cazzo li devi mettere. E poi in realtà li rileggi in un altro modo quando finisce il film, ma te lo fa leggere con questa invece sequenza molto lunga che si va spostando dalla base fino a un altro luogo, e da un continente a un altro, mi viene da dire. E quindi, come dire, in realtà la struttura del film è proprio strana ed è proprio bella. Mi verrebbe a dire che è realmente misteriosa, al contrario di Stone Tartle, cioè, nel senso, esatto, è quello che mancava a Stone Tartle, sì, nella sua, cioè, non ha il mistero, l'ambiguità, mm-hmm, capisci? Sì, non esiste. Non se esiste... vogliamo, l'unica cosa che, secondo me, intelligente, ha detto Andrea, l'unica critica che si può fare è che forse poteva decidere di essere più di genere, come Stone Tartle. Cioè, io non lo voglio, cioè, a me va benissimo così. Sì, però, esatto, volendo, se gli si vuole dire qualcosa, gli si può dire che poteva scegliere di essere più di genere, come Stone Tartle, sì, ma non lo fa, e forse è un bene perché rimane più ambiguo, misterioso. Secondo me, Andrea accusa Conseil Sao di essere ancora un pochino in itinere, però non voglio. Cioè, prima o poi Andrea magari ne parliamo pure, sì, con lui. Esatto. Esatto. Secondo me invece lui sta raggiungendo un suo linguaggio. Cioè, nel senso, è il suo modo combinare le due cose. Perché lui piacciono entrambe, evidentemente. E ce l'ha in realtà dimostrato anche con altri film. Perché il precedente film era un parallelo piuttosto azzardato fra mondo dei social e mondo della religione cristiana. Io trovo che in questo caso il fatto che un film non sia incisivo, definitivo, è un bene. Non è per nulla un male, capito? Nel senso che sia aperto. Ecco, sì. Come il... E poi sono d'accordo che è dolcissimo, perché parla di maternità negata, di ricerca della madre. Anche Serpentario parla di Joe Rice che cerca sua madre, quindi è molto sentito. Ma non per tematica, cose, poteva essere tutta un'altra roba, invece lui, sì, la rende qualcosa di romantico e, certo, sì, sì, e favolistico quasi, capito? Cioè, sì, diventa veramente favolistico, quindi... Okay. E a questo punto direi due paroline veloci sul Pataffio. Ah, io sono uscito dopo un'ora perché mi stavo spallando, e soprattutto dopo dovevamo vedere un bellissimo film molto lungo, e quindi volevo stare nella realtà, diciamo. Il Pataffi ha fatto bene a uscire, perché è un brutto film che fra poco esce in sala in Italia. Però, quindi lo umiliamo, quest'uomo. Invece Declaration non... per me è anche peggio, quindi come dire. No, nel senso che la domanda che ci si fa è: che senso ha questo tipo di film se si pensa che possa avere successo in sala? Cioè, spiace, ma le domande che vengono sono produttive più che di forma film, perché il forma film è assente, nel senso. Sì, il forma film è un tentativo di parlare in maniera molto semplice di potere tirannico, di farlo in maniera cinica, anche perché l'unica cosa a cui do atto al film è che
è cinico fino alla fine, è maltratto i suoi personaggi fino alla fine, e tutto sommato va bene, però sono macchiette, quindi neanche rischia così tanto, però comunque va bene. Poi il medioevo, capito? C'è il medioevo maccheronico all'armata Brancaleone, all'inizio il romanaccio usato così fa ridere, poi stanca, e in generale il problema di sto film è di molta commedia recente italiana, mi viene da dire, è proprio la carenza di ritmo, cioè possibilità, tu hai la possibilità con quegli attori, visto che non vuoi usare attori con le facce veramente brutte, imbruttisci altri, hai la possibilità di dar loro in mano dei tempi comici assurdi, in realtà, secondo me, e invece la carenza vera è di scrittura, che non fa ridere, che fa poco ridere, che... Sì, è esatto, perché hai due scelte di fronte a voler fare un film del genere: o scegli degli attori non professionisti, brutti, non imbruttisce l'essendo Gasman, e quindi trovi il grottesco, esatto, e trovi modo. Il grottesco col cinema, capito? Esatto. Magari non sei Dumont, ma qualcosa riesci a fare. Invece in questo caso si sceglie di fare una commedia con attori famosi, che sono poi quelli di Boris barra altri, cioè, quindi anche Mastrandrea, gente anche capace, non so come dire, Alessandro Gasman non è un incapace, nel no, senso, chiaro il problema è che non fa ridere, e dura troppo e dura tantissimo, dura tantissimo. Cioè, durata percepita altro che Sylvain Georges, cioè... esatto. E questo è l'assist, perché Sylvain Georges ha fatto il nostro film preferito di Locarno, nonché forse film dell'anno. Adesso stiamo discutendo rispetto a Crimes of the Future, perché io e Matteo condividiamo i primi due posti, e Sylvain Georges, devo ancora vedere Sokurov, ve lo farò sapere, a Matteo lo farò sapere prima. Il film di Sylvain Georges si chiama Nuit Obscure e migliaia di altre cose, dura 4 ore e mezza ed è un documentario di guerriglia poetica dentro in una località in Marocco, in realtà possedimento spagnolo, cioè Melilla, dove alcuni immigrati marocchini o africani vogliono scappare in Europa e non possono, e cercano di farlo, e questo movimento verso la fuga in realtà nel film viene in qualche modo disperso nel generale movimento dei personaggi, nel senso che quando li vediamo muoversi potrebbero anche star semplicemente esplorando un posto, e per farlo devono comunque superare delle barriere architettoniche importanti, delle ringhiere, dei fili spinati, oppure a volte si ferma, costruisce, mi viene da dire esagerando, cubisticamente un luogo, nel senso che lui ti deve far sentire dove si trova e ti ci fa sentire là dentro, cioè ti restituisce il luogo, in questo senso è cubista, ti fa percepire tutte le dimensioni di dove si trova, e lo fa con un lavoro di montaggio allucinante, bianco e nero, di grana, di FPS rallentati, accelerati, sconquassati, è veramente un delirio, è complicatissimo. E soprattutto a me piace un sacco il jump cut, che dà proprio il respiro, cioè tu potresti respirare al ritmo del film, e quando il film si allunga vuol dire che c'è un trauma che devi vivere a livello di mi manca il respiro, e secondo me la scena evocativa di questo è quando loro si stringono con lo scotch quella cosa e gli schiaccia la pancia, anche quello è un piano sequenza, anche ragazzo, l'inquadratura fissa del ragazzo che piange e parla su me è estenuante, è soffocante, e quindi è una carcassa che respira questo film, ed è bellissimo. E non rischi, è il vero rischio di questo film, che invece, come dice e come vi dirà Matteo, è molto in realtà pratico, politico, concreto, il rischio era diventare astratti, e invece non lo è mai, no. È sempre molto coi piedi per terra, nonostante i rallenti e nonostante scelti perfettamente. Sì, perfetti, messi là al loro posto. Nonostante la diluizione lamentata anche da molta critica, anche se anticipiamo, mettiamo le mani avanti, ma magari ci torneremo, è il primo film di Sylvain Georges che vediamo entrambi, quindi chi lo sa, siccome lui ci è tornato su questi temi, bisogna vedere se si è effettivamente ripetuto. Sembra che non si sia mai spostato, diciamo, da questa metodologia. Esatto. Però, non so come dire, è palesemente una scelta politica di campo fin dall'inizio, quindi non mi aspetto che uno così cambi da un giorno all'altro. Esatto. Cioè, è uno che sceglie di fare dei film dove c'è anche il rischio di essere arrestati, voglio dire, nel senso, stiamo parlando di, ad esempio, la base è... vai a vedere un film su qualcuno che riprende dei clandestini che provano a passare, e tu pensi quindi che ti racconta, invece la cosa incredibile è che lui sta in mezzo a loro, tra l'altro, quindi come scelta proprio politica, e toglie tutto il discorso sull'immigrazione, toglie, prende qualsiasi cosa, rimane l'immagine, e cosa rimane? Rimane una vita in clandestinità, quindi senza identità sociale e politica,
e sembra che riprenda fondamentalmente degli uomini primitivi, cioè gente che sta in realtà poi a contatto con una post natura che non è più natura perché ci sono i rifiuti, ci sono però dormono insieme in questi scogli, in queste caverne, in queste zone, in questi sottopassi, mangiano insieme. Quindi non so, c'è proprio è proprio una scelta politica ideologica, secondo me, nella vita probabilmente del regista. Sì. E poi la cosa incredibile è questa, secondo me, cioè che il film potrebbe essere vissuto come un reportage bellissimo. Il punto è che emerge il cinema in maniera incredibile proprio perché lui toglie tutto, toglie qualsiasi parola, toglie i discorsi. Sì. Nel senso, se mai lo vedrete, è un film di 4 ore e mezza dove non si dice nulla, è veramente tutto lasciato all'immagine, al montaggio e al respiro, come dice Marco. Cioè proprio tu sei lì con lui che è lì, capito? Sì, puoi prendere atto del fatto che lui sta facendo questo gesto, sì, questo gesto di riprendere, è una scelta. E niente, quindi sì, posso capire che probabilmente chi lo segue da tanto si è stancato, però non mi aspetto che uno che fa dei film del genere cambi idea, anche perché è talmente importante il modo di far cinema così che unico, lo dico anche per tanti altri registi, è inutile dire che ci si ripete, perché in realtà ripetersi ha senso, cioè è come accusare, che cazzo ne so, Woody Allen di continuare a parlare di fato e destino. Cioè, voglio dire, sono cose importanti, sono, sì, cose belle da dire, belle da raccontare. No, ma poi, cioè, io apprezzo se uno ha deciso di rimanere su una barricata, anche se non è una barricata che sposo, voglio dire. Esatto. Nel senso, è proprio, se poi soprattutto viene fuori il cinema da questa scelta di coerenza, ma io, nel senso, esatto, ti do la vittoria, non so. Esatto. E niente, quindi speriamo che questo film si veda. E certamente pare sia parte di un progetto più grosso. Aspettiamo, intanto io e Matteo recupereremo i vecchi film di Sylvain Georges per forza, perché siamo curiosi, poi, anche perché voglio solo dire questo, che non so se mi darei ragione, però nonostante non ci sia appunto c'è una scelta ideologica chiara proprio nel modo di fare cinema, in cosa inquadrare, perché sì, inquadrarlo, nonostante ciò non mi sembra che faccia moralismi, no, non fa etica spicciola. Arrivare dopo 4 ore a riprendere per 10-15 minuti un ragazzino che piange perché non vuole chiamare sua nonna per dirle in realtà ancora non sono in Europa ma sono ancora in Marocco, e non risultare patetico. Rosi, e non risultare proprio Gianfranco Rosi. Salutiamo Fabrizio Ciavoni. È allucinante, cioè nel senso sarà anche perché arriva dopo 4 ore, quindi quell'utilità glielo concedi a quel punto. Esatto. Dici. Ma anche perché dopo 4 ore hai capito che non è il tuo interesse quel tipo di atteggiamento, però comunque lo vuoi raccontare perché va raccontato. Ecco, poi scusate, è al di fuori chiaramente del film, ma c'è veramente da chiedersi lui come lo faccia un film del genere, cioè che rapporti stringa con queste persone, sì, quanto tempo ci sia. Sì, solo 2 volte parlano, guardano in camera in 4 ore e mezza, per il resto è come se la camera non ci fosse. Loro sanno che lui è lì, ma non, insomma, sì, evidentemente ha passato molto tempo con queste persone, sì, e stiamo parlando proprio di vivere in clandestinità vera e propria, cioè nel senso... Far capire a chi non ha mai visto Sylvain Georges in 2 parole quale può essere, in generale, quali possono essere 2 esempi di documentaristi presenti assenti nella loro scena. Parlando con Matteo in queste ultime 24 ore sono venuti fuori evidentemente i nomi di Wang Bing e di Wiseman, non perché somigli a nessuno dei due, probabilmente potrebbe essere letto come un ibrido dei due, potrebbe essere un'altra cosa completamente, in realtà non è nessuno dei due. Però, come dire, tutti e tre elaborano un modo per essere presenti e assenti, per dare una dignità a quello che raccontano, ma anche una dignità alla loro presenza lì, senza essere, mi viene da dire, Griffi e Sarchielli, cioè senza essere proprio appiccicati, senza essere che urlano la loro presenza, che a momenti si mettono a toccare le cose da dietro la camera. Ecco. Wang Bing e Wiseman e Sylvain Georges fanno questo miracolo di essere fisici eppure, sì, forse eppure altrove. La cosa che forse in Sylvain Georges è proprio che quello che lui sta riprendendo è chiaramente sono dei clandestini che stanno passando, è improvvisamente, però diventa anche qualcos'altro, capito? Sì. Diventano anche solo delle ombre, diventano degli zombie, diventano anche solo dei primitivi, diventano anche solo... Esatto. E questo è incredibile, cioè proprio... Sì. E soprattutto non è che sono... clandestini e anche quello, no, primitivi e clandestini sono la stessa, primitivi e clandestini e zombie diventano la stessa cosa, sono, è veramente, è un film pazzesco, sì, più, più ci penso più è un film pazzesco, sì, è allucinante. E quindi va bene, ci risentiamo la settimana prossima andiamo con il resto del Cirque. Concorso, andiamo a vedere Cirque per riprenderci dalla pattuglia contemporanea, baci, baci. Dal pattume contemporaneo, perdonatemi.